Ciao amici, sono Lox, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Sono in trasferta anche questa sera, una fatica mondiale per non sapere i risultati delle partite di oggi. Sono appena rientrato e subito la prima cosa che ho fatto è guardarmi la partita delle 16, ovvero Marocco contro Portogallo. Una partita epica, voto all'incontro 8 e il sogno del Marocco continua, il sogno del calcio africano, il sogno del calcio arabo, il sogno di essere arrivati per la prima volta nella storia in semifinale. Un Marocco semplicemente straordinario che ha battuto per 1-0 il Portogallo al termine di una battaglia, di una partita strepitosa. Un capolavoro di Regragui che si conferma un allenatore assolutamente dalle capacità tattiche fuori dal comune, che conferma di avere completamente la squadra in proprio controllo. Un Marocco che oggi nell'11 di partenza faceva a meno semplicemente di due giocatori come Mazraoui sulla fascia sinistra, un'assenza assolutamente importante, e di Aguerd nella difesa centrale. Nonostante quello, i sostituti hanno giocato una partita strepitosa, in particolare Atia Allah ha giocato in una maniera incredibile, è stato decisivo con l'assist del gol partita di Ennesri, e ha giocato in una maniera incredibile sulla fascia, combattendo, lottando, andando oltre ogni limite e non facendo quasi rimpiangere Mazraoui. Ma ancora di più è il compito della difesa centrale, perché il Marocco fa proprio di quella solidità dei difensori centrali. La coppia Saïss-Aguerd, a mio avviso, è una delle migliori della manifestazione. Stavolta mancava Aguerd, che si è fatto male nel corso della gara dell'ottavo di finale contro la Spagna, l'ha sostituito Elly Amik, ma al danno si è sostituito poi ancora di più, si è aggravata la situazione, perché nel secondo tempo anche il meraviglioso Saïss si è fatto male. Ebbene, Elly Amik ha guidato anche una difesa che a quel punto era priva di entrambi i titolari, e nonostante questo, sia quando è stato affiancato da un solo centrale, sia quando poi il Marocco si è messo con una difesa 3, che come sapete non è la mia soluzione preferita, ma in questo caso trovo che avesse senso, perché il Portogallo aveva svuotato la panchina buttando in campo chiunque potesse anche solo lontanamente dare una mano in fase offensiva, e Elly Amik ha guidato una difesa centrale sicura che ha concesso pochissimo al Portogallo. Nel primo tempo sembrava di rivedere la partita con la Spagna, in generale è sembrato di rivedere la partita con la Spagna, perché c'è il solito dato del possesso di palla che ci dice che questa volta è finita 73-27 per il Portogallo, con un secondo tempo da 80-20. Peccato che però, se andiamo a vedere i tiri in porta, sono 11-9 per il Portogallo, i tiri nello specchio sono 3 pari, ovvero un possesso di palla completamente sterile. E nel primo tempo il Marocco, che mano a mano è cresciuto, il Portogallo di fatto non ha avuto chance, fino ad arrivare al gol partita al 42esimo minuto con Ennesri, che è stato il Ronaldo della situazione. Ricorderete il gol di Ronaldo strepitoso contro la Sampdoria. Ennesri è saltato più o meno nella stessa maniera, anticipando un Diogo Costa per l'ennesima volta insicuro. Fernando Santos ci ha fatto un po' troppo il fenomeno in questi campionati mondiali, ha voluto cercare di vincere sorprendendo con la formazione che gli piaceva a lui, non contando il valore assoluto dei giocatori. Diogo Costa ha sbagliato anche Ruben Dias, piuttosto lento nel cercare di contrastare El Nesri, che è andato su di testa e ha messo la palla in rete, ed è l'immagine di copertina del video di oggi. Poi da lì è cominciato comunque un buon arrembaggio del Portogallo, che ha avuto il suo momento principale in un centro di Bruno Fernandes, che è andato a sbattere contro la traversa, Abunu battuto, una parabola imprendibile sarebbe stata per il portiere marocchino. È cominciato poi il concorso di tuffi anche della nazionale portoghese, perché ci hanno provato un po' tutti: Otavio, Bruno Fernandes, Pepe nell'apertura di ripresa ad andare in terra e in aria, ma l'arbitro argentino Teio è stato molto bravo, è stato un ottimo giudice della gara di tuffi, perché non ha mai assegnato il calcio di rigore, che sarebbe stato completamente una follia. Nell'arbitraggio di Teio c'è, a mio avviso, un solo errore, che Dira è entrato nel secondo tempo, è stato espulso per doppia ammonizione. Ora, la prima ammonizione, d'accordissimo. La seconda ammonizione, se ieri Paredes è riuscito a rimanere in campo, io non vedo come sia possibile che qualsiasi altro giocatore possa venire espulso in questo campionato del mondo. Invece che Dira ha ricevuto il secondo cartellino giallo per un intervento, una cosina da poco, che in questo mondiale non sarebbe mai stato considerato come falloso, il Marocco ha finito in 10, e questo non ha impedito comunque di avere
avere una chance, perché Regragui ha messo Abouklal davanti come punta e Abouklal ha avuto una chance in contropiede che ha sprecato poi appoggiando la palla a Diogo Costa. Nel secondo tempo il Portogallo ha finalmente inserito Ronaldo, anche stavolta infatti Fernando Santos aveva deciso di privarsi del campionissimo assoluto. Quando l'ha messo in campo Ronaldo è stato commovente per impegno, ci ha provato, non è riuscito a essere decisivo, ha avuto una buona chance subito, la prima accelerazione che ha fatto da solo di più di tutto quello che il Portogallo aveva fatto in quei primi 50 minuti senza di lui. Poi è un po' sparito dalla partita, ben controllato dalla difesa marocchina, ha avuto una chance nel finale, ma è stato bravissimo Bounou. Bounou è un altro dei punti di forza di questo Marocco epico, ci sono due sue grandi parate, questa di Ronaldo, su Ronaldo, e poi una favolosa su João Félix, che dopo un errore di Jabran era andato a fare un tiro da fuori area e Bounou ha fatto una parata, rende semplice anche le cose difficili, è un portiere strepitoso. Ma tutto questo Marocco, ragazzi, è una cosa, io mi commuovo a vedere questa partita e sono, devo dire, è impossibile non partecipare con il cuore a quello che questi ragazzi stanno facendo, e ti viene voglia davvero di essere in campo a ribattere la palla con loro, vedere Amrabat che prende il pallone e va via in dribbling contro 3-4 avversari, è una cosa incredibile, vedere anche questi ragazzi appunto come il terzino, come Atiatalla, vedere anche chi subentra, come Benun, come subito si butta nella mischia, una I oggi, una prestazione fuori dal mondo, veramente è un Marocco commovente, perché al di là dei talenti, Boufal, Ziyech, che ok, li conosciamo e sanno fare assolutamente bene il loro compito, è tutta la formazione, tutto lo spirito, Regragui è riuscito a mettere un animo in questa squadra che è assolutamente strepitoso, e poi il vantaggio di giocare davanti a questo pubblico veramente commovente per impegno, per partecipazione, per tifo, l'esultanza, spettacolare. Io mi sono divertito tantissimo veramente a seguire questa partita, trovo meritatissima la vittoria del Marocco, non ho ancora visto l'altra semifinale, quindi non so ancora contro chi andrà a giocare, domani mattina uscirà il video dell'avversaria. Intanto però bisogna dire, ha fatto fuori 4 europei, Croazia, che okay, è ancora in gara, però ha giocato bene contro la Croazia, ha giocato bene contro il Belgio, ha fatto fuori quindi il Belgio, ha fatto fuori la Spagna, ha fatto fuori il Portogallo, mamma mia, Marocco veramente top. Vediamo le pagelle rapidissimi: Bounou 7,5, Hakimi 7, Eliamik 8, per quello che vi raccontavo, per come si è trovato a ereditare una linea difensiva da Saiss e come ha portato a casa in maniera totale la partita. 7,5 a Saiss, 8 a Tialla, 7,5 a Amrabat, 7 a Ziyech, 8 a Unai, 6,5 a Amalla, 7 a Boufal, 8 a Nesri, 9 a Regragui, dei subentrati 6,5 a Dari e 6 a Khedira e 7 a Benun. Mi dispiace ancora, il mio idolo Hamdallah non è entrato, ma va bene così, alla fine se la squadra vince rinuncio a vedere il bomber, che però spero sempre di riuscire a rivedere in campo per qualche minuto. Per quanto riguarda il Portogallo, 4 a Diogo Costa, 6 a Dalot, 7 a Pepe, 5 a Ruben Dias, 5 a Guerreiro, 6 a Ruben Neves, 6 a Bernardo Silva, 5 a Ottavio, 6,5 a Bruno Fernandes, 4 a Gonçalo Ramos. Ragazzi, sti giovani va bene, però del Portogallo, forse, come è stato per il Brasile, un po' sopravvalutata. La Svizzera non ha giocato l'ottavo di finale, il Portogallo ha giocato bene, ma la Svizzera non l'ha giocato. Quindi attenzione, bisognerebbe sempre cercare un po' di tarare anche quello che fanno gli avversari. 4 a Gonçalo Ramos, 5,5 a João Félix, 6,5 a Ronaldo, 5,5 a Cancelo, il giocatore più sopravvalutato del pianeta a mio avviso, 6 a Vitinha e 6 a Leao, che quando invece di dribblare fa dei gran centri in area diventa veramente molto pericoloso. 6,5 a Teio, ne ho già parlato, il rosso a Khedira, l'unica mossa un po', l'unica decisione un po' affrettata, per il resto 24 falli, 4 ammoniti, non mi è dispiaciuto. Partita spettacolare, grazie ai tanti amici anche che si sono iscritti al canale, i commenti che ho avuto nei giorni scorsi, veramente seguiamo questo sogno perché ci dà luce a questo campionato mondiale che per me resta comunque molto molto divertente. Grazie ragazzi, l'appuntamento è alla prossima con l'altro quarto di finale che mi manca da seguire, iscrivetevi al canale, vi aspetto, ciao a tutti, un bacio da Lox e complimenti davvero a questo Marocco storico, ciao!